Buonasera. Scusate, no, è che abbiamo visto, c'erano Favino e la Leone, no, che provano il pezzo. Noi siamo due concorrenti e quindi niente, ce la vorremmo. Ok. Ma abbiamo fatto in tempo a fare la auditions. Sì. Cosa sta su- Ma voi non siete concorrenti, ma siete Valerio Lundini e Edoardo Ferrari, scusate, sì, un attimo. Ciao, molto piacere. No, è strano perché è una finale, una cosa un po' così, non è che potete esibirvi è come... È strano, però, vabbè, avendolo fatto anche Favino Leone, pensavamo... Sembra un po' ingiusto che noi non possiamo... Sai, no, il nome dell'inclusione, lasciali esibirsi, Anzi, se ci fosse qualcuno a casa che vuole, qua c'è una mezz'oretta ancora... Venite pure, esibitevi, questo è un palcoscenico prestigioso. Va bene, allora ragazzi, fate pure, il palco è vostro, poi chiudiamo le porte proprio perché sta entrando. Noi accettiamo tutti, dai. Va bene. Bene, allora prego ragazzi. Vabbè, io la farei ufficiale però come... quindi, sì. Allora, chi siete? Allora, io mi chiamo Valerio Lundini, ma per questo progetto che abbiamo creato io, Edoardo, il mio nome d'arte è Mimmo, poi vi spiegherò perché. Vai Edoardo col tuo. Io sono Edoardo Ferrario e per questo progetto il nome d'arte che ho scelto è Mimmo, ma per quale motivo? Perché abbiamo fatto questo? Perché questo ci consente di creare un duo che si chiama appunto I Mimmi, che con un abile gioco di parole, esatto, porta con un M in più, a ciò che vi spiegherà. I Mimmi, quindi Mimmo e Mimmo. Mimmi. Ok, già si capisce un po', però che cosa farete? Dunque, noi facciamo un pezzo di Mimmo un po' particolare, una tecnica francese che si chiama mimesi reciproca. Con titolo italiano, nome italiano, ma tecnica. Inventore italiano, quindi in Francia. Comunque, già, noi mimeremo un qualsiasi cosa, potrebbe essere un oggetto, un animale, anche un concetto. Un film. Un film, anche. Può essere anche un film. E l'altro lo indovinerà senza esitazione alcuna. Premetto che noi non ci siamo preparati. No, che preparati, no. Io adesso mimerò un animale. Sì. A Edoardo. Sì, vai. Non l'ho ancora iniziato, eh? No. È un alce. Alce, esatto. Sì. Spiego quello che ha fatto Edoardo. Cosa ha fatto Edo? Edo si è concentrato, credo, sulle mani. Esatto. Con le mani ho simulato un po' quella che è la forma delle corna dell'alce. Chiaramente, se avessi fatto questo, sarebbe stato coniglio. Questo, gatto. Cane. C'è una vasta gamma di animali. Tantissimi. E per ognuna... c'è una mimesi particolare. Esatto. Fanne uno te. Vuoi fare la canzone? Facciamo canzone. Sei pronto? Ok. Piccolo grande amore, capolavoro di Baglioni, tutti conosciamo. Ma esattamente. Spiega come ho fatto. Guardate bene, non ho cantato la canzone, non ho detto alcune parole del testo, ho semplicemente attraverso la mimesi reciproca gestualizzato alcune parole che Valerio ha indovinato. Io ho evinto che quello era il piccolo, il grande, eccetera, e potevo indovinare su una vasta di più di 100 canzoni che esistono. Quante canzoni ci saranno? Più di 100. Io sono colpito sinceramente, ma sapete fare solo tipo animali, possiamo canzoni? Possiamo fare film. Facciamo un film. Facciamo anche un film. Okay. Titolo di un film. Sì. E qua dico. Sì. Troppo cattivi il film. No. Troppo cattivi. Allora, io avevo capito che c'era cattiveria nella gestualità, nella mimesi. Sì. L'ho capito, troppo, però non questo è il cattivo. Che film cattivi, è troppo cattivi? Sì. Infatti, che film è troppo cattivi? Non l'ho mai visto. Che esce film è? Il 27 marzo esce in anteprima, poi il 31 marzo in tutti i cinema. 31 marzo in tutti i cinema. Film molto bello che... consigliamo a tutti. Okay, sì, sono degli animali buoni, veramente... poi diventano cattivi. Animali poi cattivi trama, nella vita, che poi sì, decidono di diventare, cioè il lupo e lo squalo, tutti cattivi, poi a un certo punto diventano buoni. Film molto bello. Film lo suggeriamo di vederlo. Troppo cattivi è il titolo. Troppo cattivi. Reciproca. Sì. Che ne so, un personaggio storico? Personaggio storico, va bene. Personaggio storico? Lo fai... Cominci te. Faccio io. Peraltro è un film d'animazione. No, è divertente. Troppo cattivi, è un film d'animazione della DreamWorks, poi distribuito da Universal. Sì, piacerà a grandi. Grandi. E perché no? Film per famiglie. Piccini, per famiglie, bravi. Ma io non... È d'animazione, quindi ci puoi portare un figlio. Allora, ci ho capito che sei qui per promuovere magari... Ci puoi anche da solo. Ci puoi andare da solo tranquillamente. Siete qui a... Ho capito. Un'altra cosa, poi facciamo la mimesi. No, poi basta. Lui, Edoardo, doppia un personaggio. Doppia, sì, io doppio un serpente. Sì, esatto. ho capito. Poi uscirà Piranha, la pezza di Lundini, poi c'è il podcast di Kashmir. Ho capito sì, che esatto, siete qui per gareggiare
o per fare una promozione? Una promozione. È una promozione. Ah, ok, quindi è palesate, sì, questa cosa. È un casterista. Mi piace l'onestà, farei un applauso all'onestà. Se volete possiamo fare la mimesi. Comunque possiamo ci sono anche fare la mimesi. A doppiare non ci siamo solo noi, c'è anche. Ci sono Paola Michelini, Saverio, sì, Raimondo, Andrea, sì, Peroni. E poi ci sono Margherita Vicario e Francesco De Carlo anche. Quindi questo. Sì, è una promozione, ragazzi. Una promozione, chiaramente. Va bene, va benissimo, noi accettiamo tutti. Per la cosa invece della mimesi reciproca. Che comunque era carina. Sì, quanti sì? Facciamo una cosa che facciamo sempre qui a Got Talent, che ci diverte moltissimo. Allora, visto che siete stati così bravi, ve ne andate a casa con 4 no! Quasi 5. Quasi 5. Quasi sì. Erano quasi... Era Edoardo Ferrario! Grazie per i no. Grazie, ragazzi. Grazie per la mimesi reciproca. Impegnandosi un po'. Un po' meglio, un po' meglio potrei... Però facciamo le cose per bene sin dal principio. Iscrivetevi ai casting su italiasgotalent.it/casting, così potete fare le incursioni. Non c'avevo internet quel periodo. Vabbè, no, però c'hai tempo. Andiamo cartaceo volendo. Dai, grazie assai. Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao Vale, ciao Edo, bravissimi. Ciao a tutti, grazie mille. Grazie. Insistete, insistete, non mollate. Continuate a promuovere. Crederci sempre.